Professore Caserta, buongiorno, ci risiamo. Il presidente Crocetta venerdì alle ore 21 presenterà insieme ad Enzo Bianco la lista che lo appoggia a candidato sindaco. Cosa mi dice? Speriamo per cominciare che non affermi di nuovo che la regione sarà amica a un sindaco e nemica di altri sindaci. Poi sono tutti liberi di sostenere chi credono. È certo singolare che questo avvenga davanti il teatro Bellini. Non abbiamo oggi capito, al centro di tante polemiche. Al centro di tante polemiche. La politica culturale della regione è in questo momento difficile da comprendere. I teatri sono in difficoltà, ma ancora non abbiamo capito qual è la linea, quale prospettiva oggi è in campo. C'è da chiedersi oggi la sinistra a Catania se veramente si sente rappresentata dalla proposta di Enzo Bianco, dalla linea seguita dal presidente Crocetta. Io credo che qualcuno sta cominciando a chiedersi se questa proposta è coerente con la linea, con la storia, con le prospettive, con le aspettative del centro-sinistra Catania. Oggi, commemorazione, 21° anno della strage di Capaci. Siamo qui davanti al tribunale. Sembra che il tempo sia passato invano. Non abbiamo ancora il senso del cambiamento. Questa città è governata in molti suoi quartieri da altri soggetti, da altre istituzioni. Questo è ancora vero, e non è vero che è soltanto compito della magistratura che fa tutto quello che è possibile. Qui la politica, la città, gli amministratori devono impegnarsi in un nuovo modello di gestione del territorio, e questo modello non può che essere innanzitutto presenza sul territorio. La città in questo momento è in molte sue parti fuori dal governo costituito. Fuori dalla legalità. No, non c'è l'autorità, non c'è la presenza pubblica in molti quartieri della città. Grazie, signor candidato.